piangete su di me. La piangete su voi stessi e sui vostri figli. Verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire: monti, cadete su di noi, e alle colline, copriteci, perché se si tratta così di legno verde, cosa ne sarà del legno secco? Padre, tutto è compiuto. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Il velo del tempio si squarciò in due parti, da cima a fondo. La terra tremò. Le pietre si spezzarono. Le tombe si aprirono. E molti corpi di santi resuscitarono. Precede in Galilea. Benedetto il nostro Dio che ha mandato il Salvatore per Israele. Fratelli, gente di Gerusalemme e voi tutti che mi ascoltate, tutto ciò che avviene era stato predetto dal profeta Gioele. E fonderò il mio spirito su ogni uomo. Le vostre figlie e i vostri figli profeteranno. Farò prodigi su nel cielo e mostrerò segni sulla terra. Israeliti, ascoltate queste parole. Gesù, il Nazareno, della stirpe di Davide,
l'uomo che Dio ha inviato presso di voi. Voi lo avete tradito, voi lo avete crocifisso, voi lo avete ucciso. E pertanto Dio, fedele alla promessa fatta al re Davide, lo ha resuscitato, sciogliendolo dai dolori della morte, perché non era possibile che la sua carne provasse la corruzione della morte. Tutta la casa di Israele sappia con certezza che Dio ha costituito Signore Cristo, questo Gesù, che voi avete crocifisso. Egli è Messia, atteso da molti secoli, da tutta la gente di Israele. Convertitevi, fatevi battezzare nel nome di Gesù e i vostri peccati vi saranno rimessi. E così riceverete lo Spirito Santo. Venite con noi e sarete salvi!